scuola, via libera alla programmazione 2017-2018. La nuova legge sulle cave. Una garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 9 novembre il Consiglio regionale ha proseguito il dibattito sui direttori generali della sanità, iniziato nella precedente seduta, e ha approvato la delibera sulla programmazione della rete scolastica. Nella pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione di studenti che hanno chiesto un incremento delle risorse regionali che garantisca l'erogazione dei servizi da parte di EDISU, ente regionale per il diritto allo studio universitario. Nel pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sulle cave. In chiusura di seduta, infine, è stato approvato un ordine del giorno per regolare la gig economy, modello economico sempre più diffuso dove il lavoro continuativo viene sostituito da quello su richiesta, e per trovare soluzioni a favore dei lavoratori di Foodora, app di consegna di cibi a domicilio. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 9 novembre l'atto di indirizzo della Giunta sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2017-2018. Il provvedimento proposto dall'assessore all'istruzione riafferma il criterio di verticalizzazione nell'organizzazione della rete e stabilisce che l'azione di dimensionamento debba consentire il mantenimento della media di 950 alunni per istituto. Entro il 25 novembre le province e la città metropolitana trasmetteranno alla Regione i piani di dimensionamento e dell'offerta formativa, per consentire al Consiglio di approvare il piano regionale entro il 31 dicembre. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità, con la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, la nuova legge sulle cave. La norma, in 45 articoli, riordina e amplia la disciplina in tema di attività estrattive per consentire nel territorio piemontese uno sviluppo dell'attività di coltivazione di cava in sintonia con il rispetto dell'ambiente. Il Consiglio regionale ha nominato il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto da una legge del 2009. È Rita Turino, dirigente della pubblica amministrazione in pensione, che per 42 anni si è occupata di servizi sociali. La nuova figura ha il compito di assicurare sul territorio la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. È un ruolo, certo, come diceva, di grande responsabilità, che io sento di grande responsabilità e che innanzitutto mi richiederà di vigilare e di attuare in ogni modo possibile i diritti e gli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nella nostra regione. È un ruolo che mi ripropongo di esercitare attivando la massima sinergia possibile tra tutte le istituzioni e coloro che a diverso titolo nella nostra regione si occupano di minori e delle loro famiglie. Innanzitutto con gli assessori Gianna Pentenero e Augusto Ferrari, responsabili rispettivamente delle politiche educative e delle politiche sociali della regione, al fine in particolare di sostenere le famiglie e quelle con maggiori difficoltà. Sapendo però che la nostra regione è davvero estremamente ricca di servizi, di competenze, di operatori capaci e disponibili. Certamente io credo si debba pensare a un'attività di educazione diffusa che renda consapevoli tutti quelli che hanno dei problemi, che li stanno vivendo a contatto con i loro figli. Penso per esempio alle separazioni lungamente e fortemente conflittuali che tanto danno fanno ai bambini e ai ragazzi che le subiscono. Allora ecco, un'attività di educazione diffusa che coinvolga tutti gli operatori che sono chiamati a intervenire su queste situazioni, ma anche proprio gli attori, quindi i genitori, i nonni, gli zii, i parenti, gli amici, tutti quelli che comunque poi intervengono sempre in queste situazioni e che non sempre sanno assumere gli atteggiamenti e le parole giuste nel momento in cui invece ci vorrebbero. E uno dei drammi di questo momento, su cui si è già molto lavorato ma che resta comunque ancora molto da fare, la violenza assistita. Non si deve immaginare che se i bambini o i ragazzi non vengono loro stesso picchiati il danno non ci sia, anzi gli esperti ci dicono che forse è anche più dannoso assistere a scene di violenza nei confronti di uno dei genitori o fratelli congiunti stretti piuttosto
di quanto potrebbe essere grave il danno di subire direttamente la violenza fisica. Quindi anche su questo bisognerà molto lavorare.